subito in compagnia del tecnico Auteri, perché è stata una bruttissima partita, Auteri. Ma non lo so, una bruttissima partita da parte nostra. Io credo invece che abbiamo fatto, è stato un confronto equilibrato, perché la partita è stata equilibrata, abbiamo avuto anche noi le situazioni importanti, abbiamo fatto filtrare una palla all'inizio del secondo tempo, ma ne avevamo costruite di importanti prima, ne abbiamo costruite di importanti successivamente, soltanto che abbiamo sbagliato i controlli, abbiamo sbagliato anche le occasioni importanti davanti al portiere. Questa è stata la differenza. La partita è stata un'equilibrata, secondo me è stata anche una bella partita fra le due squadre che hanno giocato, perché loro hanno giocato una buona gara, noi abbiamo fatto anche 7-8 break importanti, è chiaro che li dovevamo sfruttare meglio, insomma, quando recuperi una palla in conseguenza di una pressione come quella che ci è capitato di recuperare con Gianbo e ti presenti davanti al portiere, ma non è solo quella. E quindi loro hanno fatto gol, noi no, questa è la differenza, ma non abbiamo fatto una brutta partita. Rispetto alle partite precedenti ho visto un'involuzione. No, ma l'involuzione di che? Ho deciso di cambiare tutti, di fare giocare gente fresca, perché poi questo non significa che non tenevamo a passare il turno, anzi ci tenevamo, e come, certo che ci tenevamo. Però era giusto far giocare tutti, quindi ha giocato Raudi che era fresco, ha giocato Marilungo che era fresco, ha giocato Clemenza che era fresco, ha giocato Giambò, ha giocato Valdifiori, giocato il Lan, tutti quelli che hanno giocato era gente fresca, per cui in conseguenza delle scelte abbiamo scelto il modulo, ma abbiamo fatto una buona gara. Ma come lo definisce il modulo, così almeno non ci fraintendiamo? In che senso? Numericamente. Ma abbiamo giocato un 3-4-3, in che senso? L'ha visto anche lei, perché me lo domanda? Perché a volte Zappella si abbassava un po', poteva sembrare anche 4-3. No, Zappella ha fatto il suo ruolo, ha fatto quello che dovevamo fare, è stata una partita equilibrata, loro è una squadra che fraseggiano molto, si sono presi anche dei rischi perché li abbiamo anche aggrediti, tant'è vero che abbiamo recuperato palloni importanti sulla tre quarti campo, sul limite dell'area di rigore, poi però non siamo stati bravi a finalizzarla l'azione, è mancato l'ultimo tocco, quando eravamo davanti al portiere è mancato invece la possibilità di centrare la porta, insomma l'avete visto, noi le nostre situazioni le abbiamo create, ci abbiamo provato fino alla fine, ma io non credo che sia stata una brutta partita fra le due squadre, invece che hanno accettato il confronto, l'abbiamo persa. È inutile dire e parlare con i sé e con i ma, non la volevamo perdere perché volevamo passare il turno, però l'abbiamo persa perché abbiamo fatto un errore, abbiamo fatto filtrare una palla e poi invece non siamo stati bravi a finalizzare alcune situazioni importanti. Le chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio, se è un po' arrabbiato per il quarto d'ora finale, perché con l'uomo in più probabilmente il Pescara doveva avvicinarsi meglio alla rete. Ma sono arrabbiato per tutto, non solo per il quarto d'ora finale, sono arrabbiato perché abbiamo fatto filtrare una palla innocua e posizionati bene e l'aria andava pulita e abbiamo commesso un errore perché non abbiamo sfruttato delle situazioni importanti, anche dosando male l'ultimo passaggio, poi nell'ultimo quarto d'ora lo avete visto anche voi, il gioco è spezzettato, l'avversario pensa a allontanare la palla, si gioca poco, quindi i tempi di gioco effettivo si riducono, anche se c'è stato recupero, avremmo potuto fare meglio, ma abbiamo avuto delle situazioni anche alla fine importanti, non siamo riusciti a chiudere qualche traversone su qualche aggiramento importante, non siamo riusciti a controllare qualche palla in aria. Questo è quello che è successo, abbiamo preso un gol su difesa schierata che non dovevamo prendere all'inizio del secondo tempo, ma stavamo facendo una buona gara. Le faccio proprio le ultime due rapide di considerazioni. La prima, lei ha avuto Iacobucci per qualche partita a Latina, se non ricordo male, è un nome spendibile? Iacobucci è un buon portiere, noi lo cerchiamo un portiere, certo che sì. Perfetto, e sull'esclusione, diciamo così, di Dursi, perché pensavamo potesse fare un po' di minuti con Galano e Memusce, nulla di grave, no? Ma guardate, Galano rischiava di farsi male oggi, perché ha fatto una partita domenica importante, oggi è mercoledì, dopo due mesi fuori, rischiava di farsi male. Si è allenato Dursi, è reduce da... si è negativizzato 4-5 giorni fa, rischiarlo... dopo che è rimasto 15 giorni. Come stanno bene, non era successo? No, stanno bene, soltanto le scelte iniziali, ho detto Rauti, Marilungo e Clemenza, poi alcune prestazioni chiaramente non sono state adeguate, però complessivamente la squadra ha giocato, ha accettato il confronto, siamo presi anche pochi rischi perché abbiamo sempre chiuso bene e ripeto, potevamo sfruttare meglio tante altre situazioni. Una domanda, una da studio, Massimo. No, la mia domanda è questa, naturalmente è solo un'opinione, mister, però lei ha detto non volevamo perderla, secondo me ha fatto molto poco per vincerla la sua squadra. Agostino non è stato mai impegnato. Ma non lo so, ma io l'ho detto,
In alcune situazioni non è stato mai impegnato. Quando non c'entri la porta e sei davanti al portiere, è normale che il portiere non fa parata, però è chiaro che non fa la parata, è chiaro che è un'occasione da gol importante che siamo riusciti a costruire, ma non è solo quella, ce ne sono state anche tante nel primo tempo in cui abbiamo sbagliato la scelta, ma anche nel secondo tempo, quindi non è stato neanche impegnato, ma neanche Radelli ha fatto chissà quale parate, eppure loro ci hanno fatto gol così. A volte queste partite così equilibrate, per come è stata stasera, vengono decise da situazioni che noi non siamo riusciti a capitalizzare e che invece nell'azione del gol abbiamo in qualche modo consentito a loro di realizzarlo, perché eravamo schierate, perché ripeto, quella palla va pulita, ma poi noi l'abbiamo costruita le situazioni. Se Giambò fa gol è tutta un'altra partita, si gioca, non credo che se avesse fatto gol avremmo rubato in quel momento chissà che cosa. La partita è stata equilibrata, poi dopo lo 0-1 è diventata quasi nostra, non siamo riusciti a trovare la finalizzazione importante.